fino al 3 ottobre alla GAM, la Galleria d'Arte Moderna di Torino, è possibile fare un viaggio sul principio della contraddizione, un'esperienza che unisce la scienza all'arte addirittura. In qualche modo sì, cioè ho constatato che quello che trovo nelle opere di questi artisti, che sono fatte di elementi che non si risolvono l'uno nell'altro, che non aspirano all'unità ma che tengono vivo questa vibrazione di senso che emerge dagli opposti, è qualcosa che in qualche modo noi troviamo nel pensiero scientifico contemporaneo, quella famosa contraddizione che i fisici teorici ci dicono tuttora sussiste tra la teoria della relatività generale e tra la fisica quantistica. Ecco, questa impossibilità attuale di mettere insieme queste due interpretazioni dell'universo fa sì che l'uomo viva in questo spazio di mezzo che è fatto di contraddizione, che ci contraddistingue come esseri finiti che si confrontano con l'infinito. Qual è la contraddizione, qual è il principio esatto della contraddizione che viene esposto? Il principio della contraddizione è proprio questo essere opere che sono formate da elementi diversi e che accettano dentro di loro uno spazio di ambiguità, ma è proprio in questo spazio di ambiguità che rende l'arte il luogo e lo spazio della poesia, della possibilità di esprimere ciò che non si può esprimere compiutamente, che è la natura più specifica dell'arte. L'arte non è argomentazione, non è dimostrazione, non è discussione logica. L'arte è espressione che cerca di superare se stessa. E come tale parte dai contrari, così come ci insegna il pensiero mistico. Chi sono gli artisti che espongono le proprie opere? Le opere in mostra sono di Francesco Barocco, Riccardo Baruzzi, Luca Bertolo, Flavio Favelli e Diego Perrone. Cosa raccontano? Raccontano questo, raccontano il tentativo di andare oltre partendo da elementi concreti, partendo da elementi che si contraddicono, ma non per mostrare il disordine, non per mostrare il rumore visivo o il brusio, ma perché da questa contraddizione si crea uno spazio vitale di vibrazione del senso che ci promette uno spazio che è oltre di noi, a cui noi tendiamo ma con cui non ci possiamo identificare pienamente.